Perché le letterine si possono prendere per mano, è quindi importante che, capire come hanno bisogno proprio delle manine. Allora, vediamo un po' la trasformazione. La A, se vi ricordate, in stampato si scriveva così, però appunto in questo caso non può legarsi alle altre letterine per formare le parole. E allora il motivo per cui c'è questa necessità è quella di avere una manina così. Poi c'è questo cerchio che genda e qui abbiamo la manina pronta a prendere l'altra letterina per formare le parole. Abbiamo bisogno della E, delle manine per la E. Vedete come si trasforma in manina, poi assomiglia molto, gira e qui è pronta per legarsi con le altre letterine. E poi la stessa cosa la I vedete così, ma in realtà ha bisogno della manina così e poi scende, poi gira perché ha bisogno proprio di prendere le altre letterine. Per mano per poter formare le parole. E così la O, vedete, così ha bisogno della manina qui e la manina lì. E poi così, la manina, così e così. Vedete come in questo caso sono pronte tutte queste vocali a prendere per mano le altre letterine.